Chi è che passa le canne? Michele non passa le canne, cioè le dita sporche di pollo. Salve a tutti ragazzi, bentrovati qua con... Che già partiamo bene. Salve a tutti ragazzi, bentrovati qua con una nuova recensione delle hits. E oggi sono qua per parlarvi delle hits Amber Selection. Ovviamente caratterizzate da questo color ambra tendente all'arancione sull'esterno del pacchetto. Pacchetto che comunque rivela un odore abbastanza acidognolo e con delle note di resina. Più particolare di così, gente. Intanto che si accende la IQOS 3.0, come state? Come va? Spero tutto bene. Nel senso, vi siete goduti questa quarantena, avete fatto i compiti. Questo video uscirà nel 2021. Appunto, minchia. C'è la nuova quarantena. Sarà di nuovo in minchia, quarantena. Il Covid 2050 avremo, minchia. È l'aggiornamento. Aggiornamento, Covid 2.0. Minchia, che poi stiamo cose qua che crolla. Siamo al quarto piano e i pullman si sentono come se noi fossimo tipo sotto livello, un pochino sotto, e questa tettoia di merda che voi non vedete ma c'è fosse tipo la rampa su cui passano i pullman e poi schizzano via da qualche parte. Elon Musk e Tesla nello spazio. Vabbè, aspetta, fammi riniziare, va. Il sapore, sinceramente, parlando tra me e te, letteralmente mi sembra un profumo da mettersi addosso, non so quale, nel senso, questo profumo su qualcuno l'ho già sentito, ed è un sapore comunque abbastanza rotondo, non è troppo aggressivo, non è troppo amaro, però è amaro il giusto, secondo me. È quell'amaro, secondo me, dato, non so, mi ricorda il legno, come dicevo prima, mi ricorda l'odore della resina. Molto particolare come odore. Non è questa soffitta che è resinosa, legnosa? No, no, no. È proprio questo. Sì, davvero, questo odore di resina è persistente, cioè simil resina, non è che sembra tipo di prendere un pezzo di legno dall'albero e annusarlo, ha quel vago sentore di resina. Non so se sono scemo io o se sono fottuto totalmente, ma le campane qua suonano, voglio dire. Falle suonare, facciamo suonare. Una miscela abbastanza particolare, devo dire, che sinceramente, facendoci caso, mi ricorda anche qualcosa che abbiamo provato del narghilè. Adesso io non mi ricordo bene i frutti. Boh, man, c'era quali... più o meno qualunque gusto possibile e immaginabile. Però, due scatole di gusti diversi che c'erano. A quanti episodi abbiamo fatto? 10 episodi, e in ogni episodio facevamo tipo 3 prodotti. Cioè, tutto. Sì, ce n'erano un botto, è vero. Comunque, davvero, è particolare come sapore. Abbastanza gradevole, leggero, non dà colpi in gola, non mi sembra pesante come fumo. Come voto in totale gli darei notte e mezzo, non è male questo sapore, poi magari alla lunga può stancare come qualsiasi sapore monotono che si possa sentire, gente, parliamoci chiaro. Quindi It's Amber Selection, passabili, voto 8 e mezzo, ve le posso consigliare ovviamente se fumate It's. Se non le fumate, o passate ad IQOS oppure avrete questo dubbio amletico per tutta la vita. Detto questo, ci vediamo al prossimo episodio, statemi bene, ciao a tutti.